tutto fiori di sakura. È una strada normale questa. Mi ha aggiunto Girolamo su Line. Aggiungi Tokyo di notte. Siamo a Shibuya. Sai che non ho mai fatto vedere Tokyo di notte. Can you say hi? Mamma mia, stanno fiorendo i fiori di ciliegio. Siamo a questo Sakura Matsuri. Guardate che meraviglia, oh. Tutto fiori di sakura, è una strada normale questa. Meno manco sapevo che qua c'erano i sakura, sinceramente. Io sì, perché andavo a scuola qua. Ah, qua c'è la tua idea. Bellissimo, sì, ti senti come uno scolaro giapponese. Ah sì? Oh mio Dio. Ma è incredibile, io non ho mai visto. Cioè, ne ho visti però, nel senso, proprio così, in una strada normale. È bellissimo. Ah, ma guarda, stanno anche qua, ci stanno cadendo addosso i sakura, è una cosa meravigliosa. Yuriko è appena andata dall'estetista, quindi non può farsi vedere, giusto? Sono senza trucco. Vabbè, tranquilli, anche oggi sono senza trucco, quindi non mi faccio vedere, ma guardate la mia mano. Ma è meraviglioso, cioè stanno... Ma, no, vabbè, ma se stanno cadendo vuol dire che sono già completamente fioriti. Tu l'hai fatto, Hanami, quest'anno? No, non lo facciamo domani? No, perché domani stavo pensando, vado con al Shinjuku Gyoen. Vado al Shinjuku Gyoen con Yuka e facciamo le foto. E allora volevo fare Hanami, no? Sì, Deni, visto che costa 300 euro, 300 yen entrarci. Cioè, vabbè, questa è però comunque una cover azzeccata, secondo me. Ma dov'è la Toidai, quella scuola dove andavi te? Allora, lì a sinistra c'è la Shibuya Gaiko Bakuin. Ah, sì? Dai. Bene Yuriko, che cosa è appena successo? L'unica volta che esci struccata, a parte che sei bellissima lo stesso. No, prego, abbiamo incontrato per caso Girolamo Panzetta, l'italiano più famoso in Giappone. Esatto, infatti ha fatto proprio... Esatto, e ci ha chiesto se avevamo 5.000 yen, ma in due non ne avevo. Cioè, no, tu ne avevi 10.000 oggi, facevi la riccona. Ne avevo 3.000. Vabbè. No, comunque mi ha fatto molto piacere e sapeva che cantavo. Mi fa, sì. Ti vedo che canti ogni tanto, volevo conoscerlo. E quindi mi sa che usciremo un giorno di questi. Sì, bello che ha detto a te, perché tu fai le cose da manga. Cioè, proprio io. Io vedo il mio no, ma perché magari lui mi ha conosciuto per Facebook e tanto tempo fa facevo, sai, le foto, quelle metà Final Fantasy, metà. Sì. Tu non hai mai visto le mie foto? Sì, storiche sono. E poi dopo ho cambiato look, a parte che sono ancora un po' un ibrido. Adesso vedete la mano praticamente. Mia mamma però mi ha detto che vuole vedermi di più nei video, Ma anch'io, secondo... Ma sua mamma c'ha ragione. Ma mi piacerebbe, ma è che non c'ho voglia di prepararmi, sai, quando esci di casa così. Poi la mia mano secondo me è così bella. Che bella. Beh, comunque mi ha fatto proprio piacere, vedi. Oggi abbiamo visto i sakura, abbiamo incontrato Yuriko, abbiamo incontrato Girolamo con Yuriko. Ma lo sai che io in realtà tantissimo tempo fa avevo... Ci spostiamo? Tantissimo tempo fa avevo fatto un telefilm con lui, che facevo suo figlio. Sì, non lo sapevo. Avevo fatto un telefilm e mi ha anche preso a schiaffi. E mi ha preso a schiaffi nel telefilm Nihonjin no Shirai Nihongo e quella Morning Musume. E poi anche lui, mi piacerebbe ritrovare il filmato. Però a sto punto voglio che bella, dai Gaiama, voglio vivere qua. No, ma infatti vedi quante opportunità. Però è bello. Voglio vedere se c'è anche la Anytime Fitness, perché io in questo periodo sto andando a Anytime Fitness, che c'è anche a Milano e c'è anche in Canada, eh. Se tu ti fossi iscritta adesso, che vai a farti la tua settimana. È un segreto che vai in Canada? No. No. E... Sei vicino a casa mia. Fatti. Come no? Ah, accidenti. Ho la Joy Fit adesso. Che anche quella c'è in vari location. Sono in Cina. Come sono in Cina? Vabbè, no, io comunque mi peccato perché io mi trovo bene. Ma adesso tra l'altro... Ma dove stiamo andando? Non lo so. È che volevo che se ne andasse perché volevo continuare... Possiamo andare di qua e girare poi in su di là. Aspetta che ti racconto qualche piccolo aneddoto. Qualcuno su Instagram mi ha seguito, si chiama Francesco, e adesso mi scrive tutte le mie tabelle della palestra. Ma sul serio? E è veramente bravo. Cioè, perché... Figata. Sì, sì, ma io te lo presento. Non so se fa anche femmine, ma non sarà così diverso. Ti passo il contatto. Okay. Perché quello che mi hai passato te costa troppo. Lo so, volevi professional. No, ma anche questo è professional, però sai, se è un tuo... Sì, lo so, però se è qualcuno che ti segue, comunque sì. Magari gli piacciono i tuoi video anche un po' così, perché invece se uno manco mi conosce, è ovvio che si fa pagare normale. Probabilmente anche se lui dovesse pagarlo. Vabbè, comunque, cosa ci sai dire di Daikanyama? In realtà non lo conosco bene. Però è una zona molto... Chic, bella. Sì. C'è un sacco di eventi anche qua. Mi ha aggiunto Girolamo su Line. Aggiungi. Vabbè, ma se ci incontriamo ti invito anche te. Sì,
Perché no? Tokyo di notte! Siamo a Shibuya. Questi sono i kanji di Shibuya che leggete su questo autobus. Shibuya e chi? Tu a Shibuya vieni spesso? Sì. Ti piace? Sì, a me piace un sacco. Io venivo molto più nel primo periodo. Adesso mi piace più stare in Stamachi. Dove? Ah, Stamachi, no, nel senso più in posti più tranquilli, diciamo. Ah, vabbè, ormai tu ti sei inventato. Io invece no, perché li conosci le Super Girls? Ah, sì, all'anime. Ma guarda che te in un altro video, che poi l'ho tagliata, hai detto che a me non piacciono gli anime. Non è vero, è che ne guardo di meno, però io... Non li guardi. Io ho guardato tutte le situazioni di lui e lei. GTO, poi ho guardato... Basta. No, Ranma, Dragon Ball GT, mi sono comprato tutte le cassette. Sai che non l'ho mai fatto vedere Tokyo di notte? Ma questo... Tu sì? Guarda, sì, così. Non è male. Madonna, sono senza tutto. Dai, fai vedere anche te la mano. Scusa, facciamo il video con la mano. Io dico, aspetta, che sono mancino. Tu non sapevi che sono mancino? Tu sei destra? Sì. Io sono mancino. Scusa, sono mancino e anche i bigatta. E sono acquario, quindi proprio la tutta. Ecco perché sei strano. Allora, secondo voi, beh, guarda, è sempre meglio. Metti la mano, che sennò non si capisce. Fai vedere Shibuya. In Giappone, se non volete essere considerati maleducati, non andate mai in giro con le mani così. Ma insegna un po' di gesti in giapponese. No, ma questo c'hanno due significati diversi. Questo cosa vuol dire? Hai soldi, questo è il nostro... Questo. Poi, guarda che c'è. Vabbè, c'è questo. Yare yare. Qual è? Se lo fai sulla fronte, yare yare. Se qualche tipa lo fa, devo mettercela tutta. Ah, e poi questo. Da me? No. Cos'è? Cioè, mi manca un'unghia. Cos'è? Questo? Questo è anche okaike oppure tipo no? No, da me infatti è quello che dicevo. Kaike, questo è in cinese, più che giapponese. È anche in giapponese. Tipo, sì. Ah, sì. I cinesi fanno o così i cinesi. Questo penso che sia cinese però, eh. Però lo fanno anche qua. Allora, i giapponesi fanno così. Che cazzo è? Quando devi fare, sai, se usi la carta di credito, fai kaike. Laggiù c'è il... Ma guarda come si vede bene con... Sai che è la prima volta che faccio le riprese di notte? Che trendy. Ma... Qui è l'unica cosa che mi sono cliccata adesso, mannaggia a me. Sinistra, sì. Beh, ma comunque non faccio... Facciamo vedere solo le mani. Io dopo devo prendere questo autobus qua. Ma tu non le sai usare bene come me. Vedi io come so interpretare la situazione. Non so perché non sai interpretare. Aspetta che devo sempre stare a sinistra perché sono mancino. Ah, ti posso anche riprendere da dietro. Cosa sono queste? Sono Coca-Cola. Party Collection, 300 yen. Ci sono le Coca-Cola al gusto di ciliegia, mi sembra, che sta facendo furore. Sì, è. Ma che lì c'era, ma c'era solo scritto design. No, non è quella. E questo manga mi continua a comparire. I love life. No, ma questo è perché quando cerco immagini tipo ragazza idol, anime, puff, sempre lei. Qua sai con chi sono stato? Col principe di... No, con un principe, aspetta che ti dico di che paese era. Tipo dell'ex Jugoslavia. Sono stato a bere qua con il principe di una nazione che però non è... ormai è caduta la moneta. Però lui sarebbe il discendente reale di un paese dell'est Europa che non mi ricordo, siamo stati qui. Ma dai. Sì, con Misha e ma tipo 3-4 anni fa. Ma non ci sei mai stata? Ma guarda che divertente qua. Vuoi prenderti... Berti qualcosa, te lo offro se va. Sono divertenti, ma sono proprio No. Yuriko, secondo meeting della giornata struccata, oggi ti è andata di merda. Ok, vai. Can you say hi? Like, is the women like shine today, like the K-pop band? They were doing a shooting that we met. Do you know Girolamo? He's very famous. Oh, yeah. Yeah, we met him and now we met you too. So it's like so random. It's like the only day I'm going out without having any makeup on. Ho detto, devi truccarti sempre in Giappone che non si sa mai. Dai, facciamo un kiss. Fammene fare una senza maschera. This is so random. I know, but it's just the whole day was quite random, so. I followed you maybe from 5 years. Really? She used to like Visual K. But she's quite popular. You never heard of her, Yuriko Tiger? She did like tech
making official cosplay. She's done a lot of things. Yeah, she's quite fun. I'll give you her Instagram later. I tag you on Instagram. Yeah. E ecco qua il cane più famoso di Shibuya in tutta la sua bellezza. Yuriko imparerà inglese nei prossimi 3 mesi. Porca troia. Adesso l'hai detto, quindi da adesso in poi ti devi impegnare, mi raccomando. So, io te lo giuro, non lo so, non lo studio dalle medie. Ma come mai c'è questo shock della lingua inglese? Perché mi dicevano che facevo schifo, allora. Sono un sacco di insegnanti nelle scuole. A me, per esempio, invece dicevano che cantavo di merda e che avevo una voce nasale. Che poi non mi sembra che canto come Eros Ramazzotti, Vero. E da lì non ho più cantato, però io, sì, secondo me è veramente... Sono quelle cose che ti bloccano tantissimo e hai bisogno di una spinta, di una chance, perché poi non è che non lo capisco, cioè mi parlo inglese lo capisco più o meno, lo capisco. Beh, adesso che sei all'estero però da tanto tempo... Però per parlarlo proprio mi blocco, mi viene quasi da piangere. Tipo... Sì, ve lo svelerò prima io, che così... No. E vabbè, però volevo anche dire, c'è una mia iscritta che mi ha scritto un commento l'altro giorno che mi ha detto che la loro maestra ha detto che i giapponesi, no, la loro professoressa, non so, se la sono meritata la bomba atomica. Io non so se è vero quello che mi ha scritto questa iscritta, però se è vero che c'è un insegnante che ha detto una cosa del genere, secondo me dovrebbero immediatamente sospenderla da qualunque cosa. Guarda, tanti insegnanti, anche quando andavo a scuola... Hai sentito cose del genere? Sì, erano... molto cattivi, sono del... Ma non è che le cose del genere, cioè secondo me è assurdo. È abbastanza assurdo, sì, però... A me cosa che mi avevano detto? Vabbè, una delle mie insegnanti dell'asilo, dell'elementare, aveva detto a mia mamma che da grande sarei diventato un delinquente. Delinquente? No, vabbè, però io secondo me gli insegnanti dovrebbero... Spronare le persone. A migliorare. Però alla fine ti ha spronato a migliorare, perché ti hanno detto che non eri brava d'inglese, adesso lo parli... No, non lo parlo, però parlo giapponese. Vedi, comunque, vabbè, comunque secondo me se impari una lingua poi le altre sono più facili da imparare. Babba. Va comunque bene. È stata una bella giornata a Shibuya, se venite a Shibuya ricordatevi che... Guardatevi sto posto che... E ci sono tutti questi ristorantini, cosa vuoi dire? Questo lo vuoi tagliare? No. Vabbè, grazie mille per essere stati con noi. Ciao! Ciao.